Oggi prepariamo il maritozzo con l'asiago DOP fresco, le puntarelle e le alici. Il maritozzo è il panino principe della cucina romana. Lo abbiniamo a questo formaggio. Eccolo qui. Vado a fare una cotoletta di circa 60 grammi che poi griglieremo. Gli faremo fare una bella crosticina in padella. Poi farciremo il nostro panino, il nostro maritozzo, con le alici sotto sale, ovviamente dissalate, le puntarelle e un velo di maionese. Allora, intanto questo poniamo quindi la nostra piccola cotoletta in un padellino antiaderente. Aspettiamo che si riscaldi un attimo. Allora, ho scelto l'asiago DOP, la versione fresca, quella che fa 25 giorni di stagionatura, perché è un formaggio, è un asiago che si può ben grigliare, fa una crosticina croccante molto molto interessante e ha un ottimo sentore di latte, poca sapidità, che ben si abbina quindi alle nostre alici e alla punta di amaro delle puntarelle. Allora, aspettiamo qualche attimo che il nostro formaggio qui crei la sua crosticina. Ecco qui. Adesso lo facciamo riposare. Eccolo qua. E andiamo a preparare gli altri ingredienti. Quindi, per primo la maionese. Allora, prendiamo una bulla. Mettiamo due rossi d'uovo. 250 ml di olio di semi, ne versiamo prima una parte. Allora, abbiamo i nostri due rossi d'uovo, una piccola parte di olio di semi e cominciamo a sbattere i rossi con l'olio di semi. Piano piano inseriamo nella bolla il restante olio a filo. Allora, quando la nostra maionese è ben liscia e formata, andiamo ad inserire un pizzico di sale e un cucchiaio di succo di limone. Quindi andiamo ancora a montare, ad amalgamare. Ecco fatto. La maionese è pronta per il nostro maritozzo. La mettiamo da parte. Eccolo qua. Prendiamo il nostro maritozzo, questo nobile panino che fa parte della cucina romana a pieno titolo. È un panino meraviglioso, un panino non dolce in realtà, è un panino che veniva utilizzato, diciamo, nell'Ottocento come dono del futuro marito alla futura sposa, con dentro si metteva l'anello. Noi oggi ci mettiamo l'asiago DOP giovane, le puntarelle e le alici. Forse non sarà così prezioso, ma è sicuramente molto interessante dal punto di vista del gusto. Allora, con un cucchiaio mettiamo un po' di maionese a ammorbidire un po' la superficie del nostro maritozzo. Poi prendiamo la cotoletta di asiago, eccola qui. Opa, eccola qua. Si è ben sciolta, c'ha la sua crosticina meravigliosa. Poi prendiamo un po' di puntarelle che contrastano benissimo con la dolcezza dell'asiago giovane. Eccole qua. Un pizzichino d'olio, un goccino d'olio. Ecco qui, basta.
un pizzichino poco di sale perché la sapidità del nostro piatto la dà l'acciuga. Eccola qui, l'acciuga sotto sale, dissalata ovviamente. La mettiamo sopra così. Eccolo qua, un terzo filetto. E il nostro maritozzo con la cotoletta di Asiago, DOP fresco, le puntarelle e gli alici è pronto, basta solo mangiarlo.